Buongiorno a tutti. Oggi ci divertiamo a realizzare questo mini voltometro a LED senza alimentazione e senza batteria, in grado però di testare batterie e alimentatori prelevando dagli stessi la corrente necessaria per la sua alimentazione. Nel corso del video vedremo anche come testare gli stati di alimentazione di step down converter presenti in qualsiasi dispositivo nella riparazione elettronica. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Questo mini voltometro non richiede alimentazione, la preleva direttamente dalla batteria sotto test e può essere utilizzato anche per effettuare misure al volo su circuiti elettronici in fase di riparazione. La sua realizzazione è molto semplice, con pochi passaggi. Tutto ciò che occorre è una siringa, un mini voltometro dotato sul retro di trimmer di calibrazione per aggiustarne la misura. Link in descrizione. Il voltometro arriva già con due fili rosso e nero precablati per la misura del voltaggio. Il puntale di misura è ricavato da questo rivetto per lamiere. Facciamo alcuni test su questo voltmetro con un alimentatore da banco variabile. Con una resistenza da 1200 ohm, verifichiamo qual è la corrente minima di funzionamento di questo display. Colleghiamo la resistenza in serie tra l'alimentatore e il voltometro. Il display legge 2,5 V. Questo vuol dire che la caduta di tensione sulla mia resistenza è di circa 1,1 V. Di conseguenza, la corrente minima necessaria a questo display per poter funzionare è 0,9 mA. Ma passiamo al lato pratico. Andiamo a realizzare il puntale utilizzando questo rivetto per lamiere. Cominciamo con l'eliminare la parte in eccesso. Questa punta costituirà il terminale positivo del nostro multimetro. Creo la punta con l'utilizzo del Dremel. Smerigliamo anche l'altra estremità per la saldatura. Aggiungiamo dello stagno per effettuare la saldatura del terminale positivo. Applico del collante tipo Bostik per il fissaggio della punta al suo contenitore. Per evitare l'ossidazione della punta, vado a stagnare anche la sua estremità. Inserisco la punta nella parte terminale per fissarla saldamente alla siringa. Per fissare il display nella parte opposta vado a praticare questa scanalatura. Con l'utilizzo di colla a caldo vado a fissare il display all'estremità della siringa. Per il polo negativo ho saldato un comunissimo morsetto a coccodrillo. È il momento di iniziare a fare qualche prova. 9,4 volt. Mentre il mio multimetro mi dà circa 9,3 volt. La calibrazione è realizzata usando il trimmer posto sul retro. In questa foto osserviamo anche i circuiti elettronici presenti, tra cui uno stabilizzatore di tensione e il chip del voltometro vero e proprio. Questi voltometri a due fili possono misurare direttamente tensioni di alimentazione, ma possono risultare imprecisi nella misurazione di cadute di tensione a valle di resistenze poste in serie. Per una misura più affidabile in questo caso dovrete utilizzare il voltometro a tre fili, che avendo un'alimentazione indipendente risulta più accurato nella misura. Tutti i link in descrizione. Dopo aver effettuato questa calibrazione, facciamo una verifica con l'utilizzo di questo piccolo alimentatore variabile fissato a 12,5 volt. Il multimetro UNIT indica 12,44, mentre il mio mini voltometro 12,4, quindi direi che ci siamo. Applico una sottile striscia di nastro Kapton per migliorare la leggibilità del display. Con questo voltometro possiamo misurare qualsiasi tipo di alimentatore,
Vi ricordo che il positivo in genere si trova sul connettore centrale. Qui abbiamo un alimentatore da 9 volt circa. Passiamo a misurare una batteria litio 12 volt di un avvitatore portatile. Lo strumento risulta particolarmente utile nella verifica della batteria della vostra autovettura. Effettuiamo tutti i collegamenti rispettando le polarità. Con l'autovettura spenta abbiamo circa 12 volt. Con la macchina accesa e alternatore in carica avremo una lettura pari all'incirca a 14,3 volt. Segno che l'alternatore sta ricaricando la nostra batteria. Andiamo avanti, nel nostro laboratorio ho questa scheda modem di un modem non funzionante marca Fritzbox. All'interno di questo modem router sono presenti vari stadi di alimentazione, si tratta di un dispositivo con ingresso 12 volt che poi viene convertita in altre tensioni necessarie ai vari chip. La conversione è realizzata da questi step down converter. Ciascuna di queste induttanze corrisponde a un circuito di step down converter che converte la tensione di 12 volt in quella necessaria ai vari componenti. Questa architettura di alimentazione multistadio è comune a molti dispositivi oggi in commercio. Su questo modem troviamo anche dei circuiti step up che generano la 40 volt necessaria a simulare la linea del telefono. Alimentando questo modem con i 12 volt del mio alimentatore variabile abbiamo apparentemente una corrente 0,4 A che sembrerebbe nella norma. Per testare il nostro voltometro faremo anche il raffronto con questo tester automatico di marca Tesman, oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere, link qui in alto a destra. Per procedere con la misura andiamo a collegare il nostro multimetro Tesman al negativo della massa della presa USB. Stessa cosa faremo per il nostro voltometro mini. La massa di queste prese infatti è sempre collegata al ground, cioè al negativo di alimentazione. Prendiamo qualche misura, 3,3 volt. Andiamo a verificare questa tensione con il multimetro. 3,3 volte anche qui, quindi il nostro voltometro funziona correttamente. Procediamo con quest'altra induttanza, valore 5,12 volt, e verifichiamo anche questa tensione con il nostro multimetro, anche qui abbiamo circa 5 volt. Procediamo con una terza induttanza, vediamo che valore di tensione riusciamo a individuare, circa 1 volt. Le tensioni più basse di questi step down converter sono destinate a microprocessori e memorie. Un'altra induttanza, 1,2 volt, anche questi confermati dal nostro multimetro. A questo punto, andando a misurare altre due induttanze, scopro un valore anomalo di 0,85 volt. Questo valore è confermato anche dal nostro multimetro. Questo valore così basso è un valore anomalo perché i processori in genere funzionano a 1 volt. Inoltre c'è molto calore in questa zona dello step down converter, segno che probabilmente il microprocessore centrale potrebbe essere in corto e sta facendo scaldare il chip di questo step down converter. Ma di questo argomento parleremo in un mio prossimo video dove affronteremo proprio la riparazione di questo dispositivo. Per il momento direi che il nostro mini voltometro funziona alla grande con questi stadi di alimentazione step down. Per approfondimenti circa il funzionamento di questi schemi elettrici vi consiglio di visionare la playlist batteria litio. Su questo circuito è presente anche uno stadio step up converter che converte la 12 volt iniziale in una tensione di 39-40 volt destinata a simulare la linea telefonica per i telefoni connessi a questo modem. A tal fine è presente anche un piccolo regolatore SMD. Quindi abbiamo visto come effettuare un po' di misure su delle schede elettroniche. Naturalmente per una misura più affidabile è sempre opportuno utilizzare un classico voltometro digitale.
Questo mini voltometro è utile nella fase iniziale per un controllo veloce, a cominciare per esempio dalla tensione d'ingresso, in questo caso di 12 volt. Naturalmente stiamo parlando degli stati di alimentazione del dispositivo e non di voltaggi così a caso. Questo voltometro infatti possiede una resistenza interna molto bassa che, collegata in parallelo alla resistenza presente sulla fonte di misura, può alterare la corrente e la tensione rilevata da un circuito qualunque previsto di resistenze in serie. Per approfondimenti su questo argomento e sull'affascinante mondo dell'elettronica, vi consiglio la lettura del libro Imparare l'elettronica partendo da zero, di cui vi metterò il link in descrizione. Se come me avete una grande passione per l'elettronica, non potete non aver letto questo libro. Questo manuale è stato per tanti anni la mia Bibbia di riferimento per capire tutti i circuiti elettronici che vedete in tutti i miei video, quindi ve ne consiglio vivamente la lettura. Bene, a questo punto torniamo al nostro mini voltometro e per pura curiosità andiamo a misurare l'assorbimento in corrente di questo circuito. Per misurare la corrente che scorre in un circuito, naturalmente ci occorrerà un multimetro dotato di misura di corrente. Questo multimetro in questo momento è configurato come voltometro, pertanto per poter misurare la corrente dovremo spostare il puntale positivo sulla misura dei milliampere. In questo modo il nostro multimetro si interporrà tra la batteria 9 V e il display da misurare. Inserisco il connettore a banana sulla portata milliampere, sposto il mio selettore sulla portata 20 mA fondo scala. Se avessi dovuto misurare gli ampere, 20 A massimi, avrei spostato il connettore a banana sulla presa 20 A. Andiamo a collegare il nostro multimetro in serie al circuito di alimentazione per questo mini voltometro. La polarità dei puntali è indifferente, la corrente avrà segno negativo o positivo a seconda del verso. 6,66 mA, quindi questo circuito assorbe veramente pochissima corrente per essere un display a tre cifre. Anche questa bassissima corrente, tuttavia, passando attraverso eventuali resistenze poste in serie prima della misura, altera le cadute di tensione rilevate nel circuito. Questo è il motivo principale per cui questo voltometro può essere esclusivamente utilizzato per alimentatori e batterie, che hanno una resistenza in serie al voltometro praticamente pari a zero. Per quanto riguarda la portata di questo voltometro, indicativamente possiamo dire dai 2 volt, anche qualcosina in meno abbiamo visto, fino ai 40 volt massimi. Se applicherete una tensione maggiore rischierete di distruggerlo, mi raccomando. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto mi raccomando mettete like, iscrivetevi al canale. In descrizione troverete il link sul manuale Imparare l'elettronica partendo da zero di Nuova Elettronica, di cui vi consiglio vivamente la lettura se anche voi volete approfondire questo meraviglioso mondo dell'elettronica. Io vi ringrazio della visione e come al solito vi do appuntamento alla prossima volta.